Mancato rinnovo del contratto, domani sciopero di 4 ore del trasporto pubblico locale ed extraurbano. Disagi in vista domani mattina per gli utenti dei trasporti pubblici. I lavoratori del settore saranno in sciopero per il contratto. I dettagli nel servizio di Claudia Marra. Si fermano domani dalle 9 alle 13 i mezzi del trasporto pubblico locale e extraurbano per 4 ore. Proclamato lo sciopero, in segno di protesta per il mancato rinnovo del contratto collettivo di lavoro scaduto da oltre 3 anni. Un'assemblea dei dipendenti è prevista dalle 10 alle 12 dinanzi alla sede centrale di ATM a Ripa Limosani. Le ragioni dello sciopero sono legate essenzialmente al mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri scaduto nel 2017, che le aziende non intendono rinnovare adducendo motivazioni legate all'emergenza pandemica. E noi invece riteniamo che questa sia assolutamente un'esigenza da parte dei lavoratori, soprattutto quelli molisani, che come noto hanno a che fare con un sistema che non prevede in questa regione l'applicazione di un contratto aziendale di secondo livello. Resterà fermo dalle 9 alle 13 tutto il personale viaggiante del trasporto urbano e extraurbano, mentre nelle ultime 4 ore del proprio turno di lavoro sciopererà il personale a terra di manutenzione e in officina. Lo sciopero è stato proclamato anche a supporto di una riorganizzazione del settore, che dovrà considerare una nuova forma di domanda di mobilità ed offrire un servizio di trasporto pubblico organizzato ed efficiente anche in Molise. I lavoratori hanno sostenuto già importanti sacrifici economici derivanti dall'applicazione degli ammortizzatori sociali durante la fase emergenziale, eppure in un contesto nel quale i lavoratori hanno comunque assicurato un servizio pubblico essenziale durante una fase molto critica. Tra le motivazioni c'è anche la necessità di addivenire al più presto ad una vera riforma del settore che preveda un processo di aggregazione e diffusione delle imprese, un fenomeno e un'esigenza che è particolarmente sentita in Molise. Saranno assicurate le corse nelle fasce di garanzia, e cioè da inizio giornata fino alle 9, orario di inizio sciopero dei mezzi pubblici, e riprenderanno dopo le 13.